Ciao e benvenuti nel mio mondo. Oggi mi è venuta voglia di fare un passo indietro nel tempo e lo farò sfogliando le pagine del mio taccuino. Andremo dalla Biennale di Venezia del 2019 fino agli inizi di marzo del 2020, lo scorso anno. Siete pronti per fare questo viaggio insieme a me? Prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e selezionate la campanella. Pronti? Andiamo! Eccoci qua per iniziare questo viaggio nel tempo attraverso i colori. Non è da tanto tempo che dipingo in maniera ordinata sul mio taccuino. Prima utilizzavo fogli sparsi. Ne abbiamo un esempio qua. Questi disegni di viaggio fatti a Madrid nel 2017. Un viaggio bellissimo. E poi ricominciamo con la Biennale di Venezia del 2019. Sono andata a settembre insieme a Laura. Questa è una raffigurazione del padiglione giapponese, fortissimo. Un tipico paesaggio veneziano. Qua vediamo una frase dei biscotti della fortuna cinesi. Non so perché ho salvato quella in spagnolo, comunque diceva seguite la vostra strada senza perdere di vista la meta. Bravi. Questo perché nel 2019 mio fratello ha inaugurato la sua palestra ad Arona e quindi ho voluto ricordare questo momento. Andiamo avanti e abbiamo le nostre presentazioni letterarie, ovvero le presentazioni fatte da Giuliana Balzano e Antonello Tonelli, in cui io e Laura andiamo a realizzare degli sketch dal vivo, un po' sullo stile dei tribunali americani, diciamo, per immortalare il momento, una chicca in più. E qua abbiamo il libro di Massimo Tallone, seguito da due appunti fatti per un corso di pittura che ho realizzato insieme a Marika, degli appunti casalinghi, la mia cagnolina insieme ai piedi del marito. Andiamo avanti con un'altra presentazione del libro. Questo è L'odore della torba bruciata di Alessandro Marenco. Queste presentazioni si svolgono a Cairo Montenotte nella biblioteca comunale. La presentazione di Laura Maggesi, I giorni, col ritratto. Tutti questi sono fatti dal vivo, non sono mai preparati, sono fatti sul momento ed è veramente stimolante per chi ama questo tipo di arte, chi ama la pittura, poter realizzare sketch dal vivo. Questo mi ha dato un sacco di soddisfazioni, è stato fatto ad Ego ed è la presentazione del libro di Francesca Cavallero, Le ombre di Morjegrad. Sicuramente l'ho pronunciato male. Chiedo perdono, Francesca. Qua invece mi sono ispirata a una foto che ho trovato su un giornale ed è tratto dal film Le piccole donne. Piccole donne. Perché è un libro che ho amato tantissimo e quindi non potevo non immortalare un'immagine del film. Seguiamo con Maxino, il cagnolino di casa, in una giornata di sole di dicembre ancora. Questo invece è l'appunto per realizzare un quadro. Qua siamo a Verbania e siamo a inizio gennaio 2020. Poi abbiamo un'immagine di mia nonna che gioca col cane, questo cagnetto ferocissimo che quando vede un rastrello diventa matto. La cosa che mi diverte è cambiare colore a seconda dell'emozione, della sensazione che ho in quel momento. Lo faccio in maniera quasi istintiva, non è pensata tanto prima, ma è interessante poi vedere la sequenza di colori. Qua abbiamo di nuovo la presentazione delle ombre di Morjegrad a Cairo, però. Questo è l'appunto per un quadro che ho realizzato per una mostra di febbraio ad Albisola, dedicata a Sanremo. Infatti questo è un quadro che omaggia la figura di Mia Martini. Seguiamo dei bozzetti per un quadro che poi non ho realizzato, per dei cavalli.
un ritratto un po' particolare. E qua abbiamo un'altra presentazione, quella di Dare e Avere di Novelli e Zarini, sempre a Cairo Montenotte. Il libro e il ritratto degli scrittori. Seguita da Cosa hai imparato di Giuliana Balzano con ritratto. E poi l'unica uscita che ho fatto l'anno scorso con gli Urban Sketchers Liguria. Siamo andati al Museo della Ceramica di Savona e abbiamo visitato il porto in cui c'è questa statua di questa sirenetta e l'ho veramente adorata. Un aneddoto interessante è stato che quel giorno lì io sono partita per andare a fare degli sketch e ho dimenticato i colori a casa. Avevo i pennelli, avevo le matite, avevo il taccuino, ma non avevo i colori. Fantastico. E direi che terminiamo con marzo. Questo è metà marzo e sarà l'argomento del prossimo video, di uno dei prossimi, ovvero i temi che sono stati dati in un divertente collettivo, diciamo, di uscite e non uscite acquarellistiche in periodo di pandemia, fatto dagli Urban Sketchers di Trieste. Sì, Trieste Sketchers, per farla breve. E quindi questo era ancora un incontro con gli Urban Sketchers Liguria, il paesaggio della finestra. Dalle prossime pagine ci saranno tutte le uscite fittizie, diciamo, fatte ognuno da casa propria con Trieste Sketchers. Ecco, vi lascio con questo paesaggio e ci vediamo nei prossimi video. A presto! Vi è piaciuto questo viaggio nel tempo e nei colori? Io spero proprio di sì. Probabilmente nei prossimi mesi ne metterò altri, per cui fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto. Non dimenticate di condividerlo con i vostri amici e sui vostri canali social e, cosa molto importante, iscrivetevi, selezionate la campanella e seguitemi sui social. Trovate tutti i contatti qua sotto. Alla prossima!